In storia non lo batte nessuno. Gran parte dei fatti descritti nei libri li ha vissuti di persona, dalla Seconda Guerra Mondiale alla Cortina di Ferro. E per la geografia ha una vera passione. Finora ha visitato 72 paesi. Sull'informatica invece è alle prime armi, ma Kirill Patrakin non è preoccupato. La voglia di imparare proprio non gli manca. A 90 anni si è iscritto alla Facoltà di Scienze Naturali dell'Università di Perm, città a 1500 km da Mosca. Il resto della classe ha 70 anni meno di lui, che è quindi uno degli studenti più vecchi in Russia. A 15 anni aveva smesso di studiare per lavorare, ma la voglia di imparare e conoscere il mondo anche attraverso i libri non l'ha mai persa. A 37 anni si è diplomato. Ora, quando ha deciso di cimentarsi con l'università, ha superato l'esame di Stato unificato, che serve per essere ammessi al gradino dell'istruzione più alto in Russia, e ha usato i risparmi della pensione, $600 per il primo semestre. Il resto lo pagherà l'ateneo. В нашем вузе это впервые, на нашем факультете тем более, потому что у нас факультет специфический, поскольку очень много полевых практик, они должны выезжать на полевые практики. Ну, конечно, мы не отправляем нашего студента на полевую практику в таких условиях, они ведь живут в полевых условиях, в лесу, поэтому все-таки здоровье важнее. Continuando gli studi, Kirill dovrebbe arrivare alla laurea a 95 anni, ma per lui i traguardi non finiscono qui. Главное, у меня сил хватает. Ну да, конечно. Университет я закончил. До старости доживу.